Tante sfide anche per il lavoro, l'istruzione, per l'università, la ricerca, la formazione, tante delle deleghe che mi sono state affidate dal Presidente Giani. Noi in questi primi 2 anni e mezzo abbiamo, io credo, portato avanti progettualità importanti, pensa al progetto Nidi Gratis per far sì che davvero il nido sia un'opportunità per tutte le bambine e per tutti i bambini toscani, non solo per quelli che provengono da una famiglia che può permetterselo. Penso al sostegno, al diritto allo studio, sia scolastico sia universitario, voglio ricordare il pacchetto scuola, voglio ricordare i progetti educativi zonali PEZ che abbiamo continuato a sostenere e a finanziare, il nostro impegno sull'orientamento, così come il nostro impegno per le borse studio a livello universitario e per aumentare il numero dei posti letto, per continuare a garantire servizi di qualità come le mense, ma anche il sostegno a percorsi anche post laurea, penso alle borse di dottorato Pegaso. Proprio domani presenteremo il nuovo bando relativo a questa misura, che è una misura importante, così come il lavoro per mettere ancora più in sinergia il mondo dell'università e della ricerca con il mondo delle imprese. E penso poi al lavoro, che per noi è davvero stata una priorità in questa prima metà del mandato. Siamo riusciti finalmente a sbloccare risorse importanti bloccate a livello nazionale, pensa a 53,8 milioni per Regione Toscana, con cui abbiamo messo in campo il nuovo patto per il lavoro concertato con le parti sociali, con la commissione regionale permanente tripartita. Pensa alle misure previste dal PNRR, che assegna solo per la prima tranche a Regione Toscana oltre 50 milioni con il nuovo programma GOL, garantito sia occupabilità a lavoratori, che riesce a legare in maniera sempre più stretta politiche di formazione con politiche attive del lavoro. Penso all'impegno per riuscire a migliorare la rete dei servizi pubblici per l'impiego, per potenziare i nostri centri per l'impiego, e penso anche ai patti per la formazione che a livello locale sono nati in ogni provincia toscana per riuscire a mappare il fabbisogno formativo e quindi a superare quel mismatch, quel disallineamento che ancora oggi esiste tra domanda e offerta di lavoro. E poi penso a tutta la filiera della formazione, in particolar modo penso al nostro impegno verso gli istituti tecnologici superiori, gli ITS Academy, che sono davvero percorsi che riescono a garantire in termini di occupazione numeri straordinari per le nostre ragazze e per i nostri ragazzi. In una parola, stiamo lavorando per ridurre le disuguaglianze.